Amici di Volley Umbria, buonasera e ben ritrovati con un nostro nuovo appuntamento di Volley Umbria TV, l'occasione per fare il punto, per accendere le nostre telecamere sul territorio umbro, sulla pallavolo umbra. Questa sera lo facciamo con degli ospiti davvero importanti. Li vado subito a presentare, a partire dalla mia destra, dalla collega e compagna di viaggio Arianna Boco. Buonasera Arianna, ben trovata. Buonasera, buonasera a tutti. Grazie Arianna di essere con noi. Ci torna a trovare un altro compagno di viaggio, lo possiamo dire così, anche se a corrente alternata. Noi lo vorremmo quasi tutte le settimane con noi, c'è stato anche il lockdown, non abbiamo potuto parlare, ma all'inizio questo approfondimento era nato con il suo sostegno, è Roberto Farinelli. Ciao Roberto, Andrea. Amico di Volley Umbria, coach della Bartoccini Forti Infissi Perugia, sia nello staff della prima squadra che chiaramente in quello della B2, e chiaramente anche tecnico della School Volley. Sapete che c'è stata insomma questa unione tra le due realtà. La School Volley è rimasto insomma nella gestione del settore giovanile, dove Roberto è un valente allenatore, poi chiaramente porta il suo contributo anche per quanto riguarda la prima squadra, sia in Serie A1 che in B2. Quindi questa sera metteremo il naso soprattutto sulla categoria B2, torneremo nel mondo femminile dopo l'esperienza con il maschile della scorsa settimana, e salutiamo, perché è un vero piacere averlo con noi, quindi da un allenatore ad un dirigente, un presidente, Stefano Antonini, presidente della Foligno Volley. Presidente, buonasera e grazie di aver accettato il nostro invito. Buonasera a tutti. Grazie anche e soprattutto per l'orario. Noi stiamo registrando in una seconda, quasi seconda serata di lunedì, quindi non è mai diciamo semplice trovare anche disponibilità, quindi grazie veramente. Allora partiamo, poi dopo vi lascerò anche le domande di Arianna con una considerazione con te. Ti trovo, no? Abbiamo parlato anche della tua esperienza in Gambia, di cui magari faremo un flash durante il corso della puntata, però quest'anno ti ritroviamo innanzitutto con una divisa nuova, visto? Che non è quella con cui venivi le scuole, quindi vuol dire che qualcosa è cambiato. Che cosa è cambiato? È cambiato che finalmente c'è una progettualità comune fra l'Apice, sì, che è la 1 della Bartoccini Forti Infissi, e il settore giovanile preeminente del territorio di Perugia, che è la School Volley Perugia. C'è un'unione di intenti, c'è una programmazione, c'è un guardare oltre l'anno agonistico, ma una programmazione pluriennale che possa far interagire, possa essere da trampolino per giovani del territorio e non solo. Bene, presidente Antonini, possiamo innanzitutto dirle benvenuto in B2, anche se ormai la sua promozione è già storia, però insomma entra a far parte di questo campionato nazionale, con quali prospettive? Allora, noi quest'anno, dopo 30 anni, siamo riusciti a riportare Foligno in una categoria nazionale. Le nostre prospettive come new entry, speriamo in una salvezza, perché l'obiettivo nostro è mantenere la categoria. Sarà difficile, però ce la metteremo tutta. Lo staff che abbiamo composto è un ottimo staff. Noi tutti, società, vogliamo fortemente questo mantenimento della categoria. Bene, io mando un in bocca al lupo anche a Marco Gobbini, che ho sentito oggi, che conosco bene insomma anche per i suoi trascorsi in diverse squadre della nostra regione, non ultima la 3M Perugia. L'essersi affidato, immagino presidente, un allenatore così di esperienza, vuole un po' che diciamo dalla panchina si colmi un po' anche questo gap appunto di esperienza, di inesperienza, visto la lunga assenza da un campionato così importante. Sì, noi fortunatamente siamo riusciti a portare a Foligno Marco Gobbini, che ho toccato con mano, è un tecnico di categoria. Noi gli anni precedenti a Foligno abbiamo sempre avuto ottimi tecnici, però l'avvento di Marco Gobbini si capisce subito che è un tecnico di categoria, e siamo strafelici. Ha già riuscito a conquistare sia l'ambiente che le ragazze. In palestra svolge un lavoro delizioso, nel senso è una persona che lavora 2 ore piene, già i primi risultati sulle amichevoli che abbiamo fatto si è visto il marchio di Marco Gobbini. Bene, Arianna. Niente, buonasera. Quindi insomma quest'anno sarà anche diversa la Serie B. Con una nuova formula, questa cosa mette pensiero o magari faciliterà il ritorno al girone unico? Chi risponde? Io oppure... No, prego lei, presidente, dopo abbiamo anche qui Roberto. Noi siamo
inesperti della categoria, però fortunatamente come società, anche se abbiamo preso secondo me un girone abbastanza valido, perché ci sono quattro toscane, due del Lazio, poi ci sono le sei umbre, che tra cui Pontefeccino ha fatto una squadra, penso un'ottima squadra per poter fare il salto di categoria. Io ci ho giocato contro in amichevole al torneo a San Gemini e ho potuto constatare che veramente è un'ottima, un'ottima squadra. Bene, Roberto, insomma, Arianna è andata un po' a toccare questo tema di queste umbre che si ritrovano sullo stesso girone che devono, no? Sì, il girone è unico, ma rispetto a 2 anni fa abbiamo due squadre meno nel girone, quindi è un girone corto di 12 squadre e la formula prevede quattro retrocessioni, quindi il 25% delle squadre che parteciperanno retrocederà. E non è semplice per chi deve lottare per questo obiettivo. Considerando, come diceva Stefano, che oltre a Pontefelcino ci saranno altre due squadre e probabilmente saranno outsider per tutte le altre. La lotta salvezza si riduce a 9 squadre per 5 posti salvezza, quindi sarà molto molto dura. Sarà di divertirsi, Ci sarà da sicuramente. divertirsi Sì, e i divertirsi. 4 derby dovuti appunto alle 5 squadre umbre sicuramente metteranno tanto pepe in questo campionato, più lungo l'anno scorso, ma oggettivamente non lunghissimo. Più Senti, ma difficile, posso, vai, vai, scusa prego, Andrea, prego. più difficile secondo te è cresciuto il livello in generale anche delle altre squadre? Ma sicuramente le Umbre, al di là di Pontefelcino, appunto, che come diceva Stefano, si è rinforzata moltissimo e sicuramente sarà protagonista. Le Umbre hanno fatto un mercato un pochettino particolare, mettendo dentro tante giovani in tutte le compagini, al di là del nostro progetto che è prevalentemente Under 18, ma anche Trasimeno, anche Trestina. Ha colto nel territorio diverse giovani. Foligno stessa ha diverse ragazze del territorio, la maggior parte delle ragazze sono del territorio e non sono certamente vecchie. E quindi sicuramente abbiamo tanta gioventù in questo girone. Non da dimenticarsi Casal De Pazzi, che giocherà questo campionato con le 2006-2007 fondamentalmente, quindi con le ragazze under 16, e Casal De Pazzi è la fucina dei talenti d'Italia. Pensiamo a Dodorigo, pensiamo a Danesi, Pietrini, Nuakalor, sono uscite tutte quante da lì, quindi giovani ma non inesperte, giovani ma non scarse, okay? Quindi Bene. sarà interessantissimo secondo me quel campionato. Una nuova era della pallavolo sul nuovo Speriamo. cammino. lo speriamo, almeno per noi è il nostro intento e la nostra vocazione di questa squadra che andrò a allenare. E, vedendo quello che hanno fatto altre società, credo che anche per altri vuole essere un coltivare un qualcosa di nuovo. Buon auspicio, dopo abbiamo visto la vittoria dell'Under 21 Sì. maschile, che è la stessa che ha vinto l'Under 19, no? Nei mondiali in precedenza, quindi questi giovani che, se magari fatti crescere, riescono ad andare a tirar fuori, insomma, grandi risultati. Sicuramente dobbiamo dare gli spazi e dobbiamo accettare che un giovane chiaramente non ti dà una garanzia di performance costante che ha un giocatore esperto. E quella è la grande differenza, però può avere dei picchi molto molto interessanti, magari anche superiori nella nostra categoria a giocatori standard della B2. Presidente, una curiosità, noi la settimana scorsa siamo andati su un territorio che è quello di Città di Castello, dove lì la pallavolo, sia nel settore maschile che in quello femminile, sta cercando di ritrovare una sua nuova dimensione. A Foligno, complice anche il vostro ritorno in B2 e anche la solidità della vostra società, si ha la sensazione che tra maschile e femminile si sta creando un centro importante per la pallavolo regionale. È d'accordo con questa mia considerazione? Sì, perché anche l'Interpolli e il Volleyball stanno facendo delle ottime cose. Noi come società sono diversi anni che puntiamo moltissimo sul settore giovanile e la maggior parte della nostra squadra, io quest'anno ho avuto difficoltà a creare la squadra per un motivo solo: siamo partiti un po' in ritardo con la ricerca del tecnico e forse lì un pochetto, a quel punto io, quando ho riconfermato, quasi in blocco tutta la squadra. Noi, infatti, come diceva anche Roberto, forse
forse l'Umbria c'ha bisogno di nuove leve, perché alla fin fine, con tutte le B che ci sono, le giocatrici sono rimaste proprio contate. E noi adesso abbiamo un'età media della prima squadra della Serie B che si aggira sui 20 anni. Questo dovrebbe essere per noi un futuro roseo, Certo. perché se no diventa problematico Senta, costruire una Presidente, ma squadra. non me ne voglia Gobbini, con il quale ho un ottimo rapporto, c'è una simpatia, però dice che ha messo così tanto per cercare l'allenatore, ma ce l'ha a 250 metri dalla palestra l'allenatore, che è Farinelli. Possibile che non è riuscito a convincere Farinelli a venire a allenare la sua squadra? Farinelli è un po' lignato d'occhio anche lui, però Farinelli col discorso Gambia, il discorso che lui con la Scull ha fatto un buon lavoro. Noi non è che, a parte che con Farinelli ci eravamo sentiti gli anni precedenti, però lui quando stava lì a San Mariano c'aveva un buon progetto e ci mancherebbe. Roberto sa che ha tutta la nostra stima, e poi mai dire mai, un futuro a Foligno ci potrebbe essere sempre per lui. Bene, bene, questo penso sono belle parole dal tuo Assolutamente. territorio, no? Assolutamente sì, Un derby assolutamente sì. molto caldo, insomma, quando Non sarà facile, non sarà facile. Nella palestra dove giocai a livelli bassi, però più di 20 anni fa, è sempre qualcosa di Oltretutto. particolare. Senta, ma le amichevoli come sono andate, Presidente, con Farinelli? Si è comportato bene o era già in clima campionato? No, clima campionato. Farinelli è come, un po' mi assomiglia. Siamo gente che non ci piace perdere, nel senso, no, stima reciproca, sono state due belle amichevoli, poi ci lega molto l'amicizia anche lì, con lo Scull, con Dario Mandò, con tutti quanti, no? Oramai in Umbria con le società ci lega un rapporto di amicizia e di collaborazione. Il campanilismo ormai è finito, nel senso che sì, quando ci si incontra per i 3 punti ci può essere qualche piccola tensione, poi dopo il fine gara riporta tutto nei canoni previsti. Nei ranghi dell'amicizia, della collaborazione, che è un po' questo, no? Penso che sia il sale, Arianna, ne Sì, abbiamo parlato sì, spesso, no? L'idea che ci possa essere un'Umbria che cresce insieme, no? Che ha questa sì. idea Sì, di... di pallavolo, Sì. di rifondarla dalle fondamenta, come diceva un po' anche il presidente, di ritrovare nuove leve, di sviluppare i settori giovanili. Questo, insomma, anche un po' la ricerca che abbiamo fatto nelle altre puntate, e quindi c'è da puntare sui giovani, da ritrovare i giovani, insomma, da Bene. rialzare i numeri. E Farinelli con la sua Scull Volley, Bartuccini, Forti Infissi. Tra l'altro, Presidente, dopo parliamo anche degli sponsor, perché noi giornalisti siamo un pochino indietro con queste cose, perché noi abbiamo detto Foligno Volley, ma la prima squadra sua è ancora Antico Pastificio Umbro, giusto? Sì, l'antico pastificio ha ridato fiducia alla Foligno Volley. Poi a giorni abbiamo il nostro dirigente Lorenzo Ducci che sta completando la rosa degli sponsor, e fortunatamente anche quest'anno abbiamo gli sponsor che ci danno una grossa mano, perché senza gli sponsor non si andrebbe da nessuna parte. E l'antico pastificio ha ridato quest'anno le sue credenziali per dare una grossa mano alla Foligno Volley. Infatti, come avete visto, si richiama Antico Pastificio Umbro. Bene, no, noi ci abbiamo scherzato un po', ma sa che in settimana c'è stata una nota della Bartoccini Forti Infissi, insomma, che invitava noi operatori della comunicazione a, diciamo, a rispettare le denominazioni delle varie squadre, no? Perché poi ci Certo. sono dei sponsor che concorrono, che giustamente vogliono la loro visibilità. Noi qualche volta, Presidente, andiamo un po' in difficoltà sui titoli, perché ci capirete, insomma, che da una parte Bartoccini Forti Infissi Perugia, voi Antico Pastificio Umbro Foligno, insomma, ci vuole un po' di impegno. Non sempre siamo così bravi e così sul pezzo per riuscire a rispettare tutto, però questo ne chiediamo scusa, ma cercheremo di essere sul pezzo. Allora, poi dopo ti lascio ad Arianna, una curiosità, adesso apriamo questa finestra perché l'ha, diciamo, introdotta il Presidente, la finestra sul Gambia, perché Sì, è una cosa interessante. Ricordo che eri venuto qui con Luigi sì. Tardioli e, diciamo, da quando ci siamo visti l'ultima volta oggi, quali step sono stati fatti? Sono stati fatti degli step importanti sullo scouting delle ragazze, perché nonostante la mia presenza, anzi la presenza dello staff italiano in terra africana non è stata possibile
a causa di tutte le vicissitudini Covid e delle diverse normative che ci sono fra Europa e Africa, che non facilitano molto gli spostamenti o quantomeno prevedono delle quarantene insostenibili poi per il ritorno al lavoro qui in Italia. Siamo andati avanti, abbiamo sviluppato un sistema di scouting insieme agli allenatori del loco. E è stata un'estate impegnativa sotto il profilo video, perché siamo riusciti a riprendere tutti gli allenamenti dei vari club, più allenamenti poi degli stessi club. Grazie a questo strumento abbiamo individuato prima una rosa di 50 ragazze, l'abbiamo fatta allenare insieme per 2 settimane e questa cosa è stata innovativa Una sorta di grande fratello, mi per il pare. territorio. Mano a mano da lì abbiamo assottigliato, siamo arrivati a una rosa di 16 ragazze. E siamo pronti a partire con un camp, però anche lì ci sta la burocrazia sanitaria e politica che in questo momento ci stanno frenando. È legittimo, e ora inizia la stagione qui in Italia del club, quindi per me sarà veramente difficile partire durante la stagione. Proveremo a utilizzare delle finestre, magari a Natale, magari a Pasqua, magari dopo il campionato sicuramente, per portare avanti in prima persona questo impegno che vogliamo portare avanti in maniera seria. Quindi è tutto rimandato insomma adesso al termine della nostra stagione e poi quindi che cosa ti aspetti da questa avventura? Ma da questa avventura già mi sta dando moltissimo a livello professionale, perché dover, tra virgolette, insegnare una metodologia a distanza in un'altra lingua non è proprio semplicissimo, mi ha fatto fare una bella startup per me. E mi aspetto di continuare a far crescere il movimento e di continuare ad avvicinare tante ragazze. C'è stato il presidente della federazione che ci ha contattato 2 settimane fa, con il quale ho parlato 2 settimane fa, che era entusiasta perché, nonostante appunto non fossimo ancora andati giù, loro hanno un boom di iscrizioni a pallavolo, Questo è un nel ottimo volley, segno. e quindi questa cosa è Bene. importantissima per tutto il movimento, insomma. E ci fa Assolutamente piacere, da insomma, segno. sapere che un allenatore umbro della nostra regione sta portando dei benefici a un movimento pallavolistico pur nella nostra nazione, ma in un contesto africano. Quindi questo vuol dire che abbiamo del know-how, come si suol dire, da esportare. Presidente, le faccio l'ultima domanda. E poi la salutiamo. Le volevo chiedere, noi in questa rubrica qui che facciamo con Arianna, insomma, con i vari ospiti che si susseguono, ci chiediamo sempre lo stato di salute della pallavolo umbra. È una domanda che ripeto tutte le settimane, ma che trova sempre delle considerazioni simili, ma a volte anche delle sfumature interessanti. La sua opinione su questo argomento qual è? Ma l'opinione mia è molto positiva perché l'Umbria, noi alla fin fine siamo un quartiere del Lazio e noi tra le squadre in Serie A, Serie B, secondo me l'Umbria è messa molto molto bene con la pallavolo. Adesso forse noi come società bisogna riniziare a lavorare veramente bene con il settore giovanile perché anche il femminile su qualche cosina è andato un po' in difficoltà. Perciò rimettere i tecnici bravi sui posti giusti e cercare di iniziare a far giocare ragazzi giovani anche su categorie importanti, perché effettivamente i numeri un pochettino tra la C e la D sono un po' calati, ma come qualità di giocatrici e perciò bisogna rimettersi come società a lavorare molto molto nel settore giovanile, se no l'Umbria secondo me a livello pallavolistico è messa molto molto bene. Bene, Presidente, allora noi la salutiamo, porti i nostri saluti a Marco Gobbina, al suo allenatore, in bocca al lupo alla sua squadra, alle sue ragazze. Se può, vieti la sigaretta a Gobbini dopo la partita perché gli fa male, ormai deve smettere No, Gobbini di ma fumare. fuma tantissimo, quello è vero, però è una persona squisita, Assolutamente, ma però quella sigaretta del dopopartita proprio la consuma in un tempo così rapido che proprio penso che ha un effetto triplice nell'essere negativa con la sigaretta. Quindi Gobbini, per favore, smetti di fumare e se ci riesce il presidente Antonini, presidente, le daremo un premio perché Gobbini è un porterò i fumatore saluti. incallito.
come tutti i toscani che sono abbastanza fumatori. Presidente, grazie di essere stato con noi. Grazie a voi, grazie alla prossima, grazie, grazie mille. Davvero, buona serata. Ciao Roberto, ciao a tutti. Ciao. Grazie Evano. Grazie. Allora, da te per concludere vorrei, visto che con te lo facevo spesso, no? Così sì, magari ci divertiamo, partiamo dalla SIR ed arriviamo alle squadre di Serie B. Adesso in quanti minuti ho rimasto a disposizione, se me lo dico una regia 4, voglio insomma un po' il termometro di Farinelli su quello che potrà accadere. Insomma. Io credo che quest'anno al Palabarton avremo due spettacoli molto importanti, perché la SIR sicuramente si è strutturata ancora di più e insieme a Modena e Civitanova credo che faranno le protagoniste del campionato, ma anche in Europa hanno protagonisti veramente di livello altissimo. La Bartoccini, Forti Infissi, è una squadra in evoluzione sia come struttura societaria sia come tecnici e come atlete, e sicuramente è molto robustita rispetto alle scorse esperienze e proverà a trovare una salvezza tranquilla, ma guardando pure qualcosa sopra alla salvezza. E poi a dopo Cristofani gli ha detto che avessi fatto queste dichiarazioni. A Cristofani non glielo ho detto questa cosa, quindi perché speriamo che non senta, no, almeno. Io non lo so, t'avverto, nel senso che sei venuto con la salvezza, adesso dopo un po' ti butti anche di qua, la prossima volta che vieni ci puoi vincere lo scudetto. Magari, vabbè, no, che sia di buon auspicio. Ma l'importante è che lo sa Cristofani. Che sia di buon auspicio, lo saprà, comunque sì, lo saprà perché lo vedrà, bene. Per le Serie B maschili sicuramente c'è l'Intervolle e Foligno, che vorrà fare la protagonista e proverà a fare il salto di categoria, visto gli acquisti, ma anche visto lo staff tecnico di altissimo livello per la categoria, così come San Giustino proverà a riproporsi. Volleyball Foligno, SIR in Serie B, faranno il loro campionato, credo, in maniera importante, anche magari stando un passino indietro rispetto... Ti ha sorpreso Castello che ha lasciato? Mi è dispiaciuto. Non che mi abbia sorpreso, ma mi è dispiaciuto. Lì c'era qualcosa che non girava negli ultimi anni, e da fuori però uno non le sa, e quindi osserva, però vede che non è proprio fluida la cosa. Mi è dispiaciuto perché è sicuramente una piazza storica come Castello, come quando fu di Spoleto, dispiace tendenzialmente. Una parola, una curiosità, so anche sulla nuova, la new entry della Serie B? Maschile, la Yakat? Yakat... Sicuramente loro si sono trovati pronti via, uh-huh, e quindi magari sono un po' indietro nell'allestimento della rosa. Io spero che loro mantengano lo spirito che l'ha contraddistinti in questi anni, che giocando in maniera scanzonata si sono ritrovati a essere i primi ripescabili in Serie B. Io credo che questo, tra virgolette, giocare seriamente li porterà a una salvezza che per il territorio umbro magari è importante, sì, sempre, sì, mantenere, sì, mantenere i titoli. Sulla B2 non ci esprimiamo femminile. Sulla B2 non conosco. Allora, c'ha due slot come sostituzione di calcio per la B1 femminile, sì, come vedi Pallavolo Perugia 3M e Lucky Wind Trevi, e poi sulla Serie C, perché insomma, soprattutto la femminile, quella l'hai vinta. Giusto. Ti sarei fatto un'idea. Allora partiamo dalla B1. Vai. Cioè, partiamo dalla B1, dove sicuramente Pallavolo Perugia, anche lì rispetto allo scorso anno, si è strutturata un pochettino in più, quantomeno sulla rosa. C'è stato un cambio tecnico, ma anche lì un potenziamento tecnico, perché se noi pensiamo che il secondo allenatore Guido Marangi, probabilmente puntano a fare qualcosa di bene e di interessante anche a livello tecnico. E loro proveranno a essere protagoniste. Ora non so nel girone quante altre squadre organizzate ci sono, ma la formula prevede poi che comunque i playoff non ci siano promozione diretta, ma ci siano dei playoff incrociati con altri gironi, quindi la promozione in B1 è veramente difficile quest'anno. E Trevi ha rinnovato abbastanza a partire dalla regia, ha mantenuto qualche giocatrice. Lì Giampaolo, come sempre, proverà a fare il miracolo mischiando l'esperienza di alcune e la gioventù di altre. La Serie C chi è in vantaggio? Serie C, io credo che Fossato di Vico con Massimo Pugnitopo e Castello possano fare i protagonisti. Attenzione a San Mariano. Bene, torna San Mariano. Torna San Mariano. Qualcosa che ci puoi anticipare di San Mariano? Qualche
Rumors danno giocatrici interessanti di esperienza e anche con esperienze in altri campionati superiori. E quindi sicuramente proveranno a fare qualcosa di interessante. Bene, torneremo a parlare della San Marino, quindi salutiamo Katia Loletto, salutiamo tutto il gruppo dirigente, Patrizio. Patrizio Cociu, che non ci possiamo scordare Cociu, se no domani ci chiama, ci dice come siete scordati di me, assolutamente, c'è Farinelli, mi posso scordare io Cociu, questo è un binomio quasi perfetto, insomma. Quindi va bene, è stata una bella puntata, grazie con Roberto, vedi Arianna, questo tu non hai avuto la fortuna di No, vivere guarda, quell'esperienza, io però con ci piacere, divertivamo. amore. Ci divertivamo parecchio perché sa, Roberto sa, conosce, è molto preparato nel suo lavoro, ma anche segue gli altri, soprattutto sa stare le battute e lo scherzo. Quindi, come spero, ci starà Gobbini, che sennò domani mi chiama Gobbini. Diciamo, ma Il per fumatore. fumatore incallito Gobbini, che speriamo che Antonini riesca a far smettere. Grazie Arianna di essere state con noi, ti Grazie ritroviamo mille a voi. la prossima settimana per un nuovo appuntamento. La prossima settimana entriamo nel vivo, ragazzi, ripartono i campionati, già questo fine settimana riparte, diciamo, i campionati più importanti, la Serie A maschile, poi chiaramente dalla prossima Sì, inizieranno inizieranno i la Serie campionati di B. Serie B, poi avremo nel fine mese anche quelli di Serie C regionali, insomma, quindi stiamo entrando nel vivo, nella speranza, glielo dico sempre, tocchiamo ferro, tutto quello che volete, che sia una stagione normale. Questo già sarebbe un gran successo per la pallavolo. Roberto, che dire, in bocca al lupo per Crepi il tutto, lupo, crepi il veramente di lupo. cuore, un saluto alla tua società, alle tue due Grazie, società, le mie due società. a tutti i dirigenti, alle atlete, con anche loro un augurio di una buonissima stagione. Chiaramente anche Grazie un in bocca al lupo lo faccio a te, a Luigi Tardioli e a tutto lo staff italiano che lavora in Gambia per questa bellissima esperienza. Speriamo di ritrovarti presto per parlare del Gambia e anche magari dei tuoi ottimi risultati, sia nel settore giovanile con la School Volley che con le due squadre della Bartoccini. Mi raccomando, rassicura Cristofano, che insomma tu hai alzato un po' l'asticella stasera e che quindi insomma se ne deve fare una ragione. Chiaramente salutiamo anche coach Cristofano, il presidente Bartoccini, tutti quanti. Bartoccini forti in Forti fissi, non ci infissi. dimentichiamo. Grazie di essere stati con noi per un nuovo appuntamento di Volley Umbria TV. Non resta che attendere il prossimo. Ciao e grazie.